Salve a tutti friends, un saluto dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, oggi facciamo la guida al giro anticipata. L'altra volta l'abbiamo fatto in ritardo perché ho avuto troppi impegni lo scorso fine settimana. Questa volta invece facciamo questa bellissima guida al giro di un bellissimo circuito che è Miami. Ragazzi, pista che veramente è tra le più brutte che abbia mai visto in Formula 1. Pista che non ha senso, ma già non ha senso in generale, come potete vedere, correre nei parcheggi dei palazzetti dello sport, in queste robe qua, che francamente degli stadi di football americani. Cioè l'America e gli Stati Uniti hanno dei tracciati molto belli dove si potrebbe andare a correre, ed invece no, si deve passare in luoghi assolutamente inutili e insulsi per la Formula 1. Non a caso questa è una pista che vi farò vedere, che non mi piace, una pista inutile, una pista dove vi renderete conto che c'è tecnica pari allo zero e soprattutto c'è poco divertimento. Una pista prettamente pro Red Bull, ne parleremo nella prediction che uscirà stasera. Ma comunque una pista che a me non mi piace, sono molto sincero. Anzi, abbiamo visto le gare americane, abbiamo visto quanto è bello il circuito dell'Alabama. Ci sono piste in America fantastiche, piste vere con vie di fuga e cose varie, però non ci si va a correre, questa è la problematica. Quindi rendiamoci conto noi. Il mero denaro ci porta a vedere piste come questa di Miami, che ha poco senso sostanzialmente. Adesso vi dirò nella guida al giro più o meno quello che penso. L'anno scorso vinse Verstappen, di un pelo su Leclerc. Sainz si riuscì a difendere da Perez, nonostante Perez fece un tentativo di sorpasso tostissimo. Sainz si riuscì a difendere. Era una fase dove la Ferrari era ancora molto forte e riusciva a sopperire problematiche. Purtroppo poi sappiamo come è andata a finire. Come al solito, prima di partire col video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciare un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris Offerte Amazon, dove tutti i giorni metto migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola, dove stasera torneremo in live, c'è il canale, il gruppo Telegram Supercorris 84. News in anteprima, sondaggio con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali e parlare con me gli altri ragazzi di qualsiasi argomento. C'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends. Ogni giorno potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Vi ringrazio a fine mese con un post con scritto nome e cognome di chiunque ha donato per ringraziarvi. Partiamo e andiamo a scoprire insieme questo circuito di Miami. Eccoci qua ragazzi, ultima curva. Qui c'è l'ingresso famoso dei box, dove l'anno scorso abbiamo visto Bottas dopato lottare con le Mercedes. Qua si allungano le marce e ci si butta in questa veloce sinistra-destra per andare sul traguardo del rettilineo. Qua a destra ci sono i box, c'è l'ingresso dei box, c'è anche una zona DRS, non so quest'anno se l'hanno cambiato. Comunque qua rettilineo principale c'è il DRS, e qua dove Leclerc l'anno scorso ha dato praticamente tutto l'interno a Verstappen favorendogli il sorpasso, e dove Perez ha sbagliato. Qua prima frenata, Perez andò lungo qui, Sainz si tende la posizione, si scalano le marce. Si arriva a una terza e si cerca di prendere subito il cordolo all'interno. Qua ragazzi si allunga subito con questa serie di curve dove non si può accelerare troppo quell'uscita di box, ma bisogna comunque cercare di andare veloci tenendo una buona traiettoria. Vediamo qua si allunga, perché questo poi diventa un rettilineo, anche se vedete comunque una curva ma è alla stregua di un rettilineo. Qua si arriva a un punto molto molto importante, ci vuole una macchina bilanciata, infatti vedete, si scala una marcia, barra 2, si sfiora il muretto, vedete quanto sono vicini i muretti, quanto sono brutte queste piste, si va all'interno qua, sulla destra, vedete, si tocca il cordolo, e questa è la curva dove Leclerc l'anno scorso ha perso la gara, perché si è incocciato a superare Verstappen qui all'interno, buttandosi all'interno di questa curva molto lunga a sinistra, e Verstappen lo ha chiuso, e lui qua praticamente in trazione ha preso quel distacco che non gli ha permesso di superare Verstappen, e in questo rettilineo qua infatti si esce, vedete, si esce molto vicini al muretto e si accelera. Sia questo rettilineo che quello successivo che vedrete dopo erano più utili per superare Leclerc, invece si è incocciato a superare in quella curva e non è riuscito, quando vi dico gli errori. Qua si allungano tutte le marce, c'è un'altra zona DRS dove è facile sorpassare, perché dietro, soprattutto se ti trovi dietro la Red Bull, qua è facilissimo sorpassare. Si arriva in quest'altra parte molto impervia, diciamo tecnica, anche se di tecnica sta pista c'è ben poco. Qua ragazzi vedete, si arriva, si allungano le marce, finisce il rettilineo. E qua continuiamo ad accelerare, ho rallentato parecchio.
qua ragazzi si inizia a frenare. Io non ho fatto il giro perfetto, ma non mi interessa neanche. Si butta a sinistra, si pizzica il cordolo, ci si allarga e si va qua in questo mezzo stadio dove ci sono tutte le tribune, curva lunga a destra dove si deve cercare di rimanere sulla corda senza prendere i muretti, perché vedete poi la traiettoria ti porta all'esterno. Si incrocia qua e questo è un punto dove ci si allarga, ci si butta subito in questa strettissima S che fa proprio cagare, vedete. Io qua metto subito seconda e terza per cercare di aggredire i cordoli. Bisogna stare attenti in uscita perché la macchina potrebbe imbarcarsi. Si va verso questa curva molto impervia a sinistra e ci si butta in rettilineo. Qua Leclerc l'anno scorso doveva attaccare Verstappen invece di incocciarsi a farlo prima, non riuscendoci. Qua guardate, lunghissimo rettilineo, zona di RS dove è facilissimo prendere la scia e poter superare se sei dietro, qua dove vedremo la maggior parte dei sorpassi effettivamente. E niente ragazzi, qua si allungano tutte le marce, ci si prova a difendere mettendosi all'interno se si ha uno dietro, perché poi la curva gira a sinistra. Quindi si allungano le marce, si arriva oltre i 320 all'ora, possibilmente 330, questa è una pista di carico aerodinamico abbastanza basso. Si arriva in questa frenata impervia, si inizia a scalare le marce, ci si butta tutto a sinistra, come vedete si pizzica il cordolo e si cerca di uscire più larghi possibili. Qui l'anno scorso, uscendo larghi, tanti piloti hanno toccato questo muro, come potete vedere, che è facilissimo da toccare. Qua vediamo anche l'ingresso box dove Russell cambiò strategia di sua testa e riuscì a passare Hamilton. Qua vedete si arriva sul traguardo, si riprende il DRS, si va a concludere il giro che adesso vi farò vedere come sempre a velocità naturale per capire bene tutto. E qua raga, velocità naturale, ho fatto parecchi errorini, quindi non vi scocciate più di tanto, ma non è una pista che mi piace, anzi di solito quando ci gioco in carriera ci metto anche la scia e l'indicatore di curva, quindi pensate un po' voi, metto proprio, non mi piace. Vedete qua, questa è la parte dove Leclerc l'anno scorso fece l'errore di provare a buttarsi all'interno di Verstappen in questa curva, perdendo la possibilità di attaccarlo successivamente. Come vedete qua è tutto un sfiorare i muretti e cercare di avvantaggiarsi quanto più possibile in uscita e in rettilineo. Qua ci sono tre zone di RS, che a parte quella del rettilineo principale dove comunque si sono visti i sorpassi, questa e quella successiva sono veramente impervie ed è molto facile per chi è dietro poter provare a sorpassare. Qua si va nel punto più lento del circuito, una parte molto stretta, come potete vedere qua l'errore è grave, le curve ti buttano fuori, parte guidatissima questa con la S che a me non piace per niente, si aggrediscono i cordoli. Si va verso l'ultima curva a L secca e poi alto rettilineo. Qua è ancora più facile superare perché questo rettilineo è veramente molto lungo e dà modo a chi è dietro di prendere la scia e di provare a prendere la posizione su quello che è davanti. Ma vedete, pista che non regala questo tecnicismo ed è molto pericolosa perché i muretti danno poco scampo. Qua si va nell'ultima parte, si cerca di stare cuciti ai cordoli per avere la massima velocità di punta e andare sul traguardo col DRS al top. Allora ragazzi, chi vedo favorito ve lo dico nella prediction. Sicuramente una pista molto veloce, la Red Bull avrà modo di dominare anche qui, salvo imprevisti, perché ormai dominano ovunque, figuriamoci su una pista che è fatta proprio sulle loro caratteristiche. Certamente la Ferrari, avendo dimostrato una buona velocità a Baku, potrebbe ripetersi anche qua. Chiaramente cosa cambia? Le temperature più calde, perché è una pista dove le temperature vanno alle stelle essendo molto caldo. E cambia anche un discorso bisogna capire se Ferrari riuscirà a fare una grande qualifica o no. Se parti dietro qua sì, puoi sorpassare, però è anche possibile che magari un Alonso ti parte davanti e ti dà distacco. Quindi Ferrari deve provare, soprattutto con Leclerc, ma anche con Sainz che l'anno scorso non si è qualificato male, a partire avanti e poi a gestire, come ha fatto a Baku, il distacco da quelli dietro che cercheranno di tornare. La Red Bull non la vedo assolutamente attaccabile per un fatto di velocità di punta, ma anche nelle curve. Quindi le piste sono sempre meno tecniche e sempre più piste ormai veloci, con meno spettacolo da vedere appunto in pista, perché se levi la tecnica, levi i curvoni, levi le chicane quelle buone, la tecnica va a farsi benedire. Perciò vedremo cosa accadrà. Secondo me
Ferrari può cercare di rifare una buona gara, ma il caldo potrebbe intaccare il team di Maranello. Ciao agli occhi.